Bentrovati, bentornati, no, cioè in realtà bentornato io, non a voi. Grazie per la partecipazione al canale, sempre più numerosa, non lo so, siamo quasi arrivati a 1.800, una cosa simile, cioè numeri che per me è impensabili. Comunque, ciao a tutti, oggi parliamo di uno dei cani più sfigati della storia dell'umanità e più sottovalutati di sempre. Il cane, il pastore, il cane da pastore, mare in mano, abruzzese. Cane con il quale io ho un ottimo rapporto sin da bambino, perché è il cane dal quale ho preso il mio primo morso. L'ho già raccontato in un altro video, in un video precedente. Praticamente era il cane del mio vicino, quando ero bambino, con il quale giocavo a calcio. Una volta la palla andò al di là della recinzione della sua abitazione. Io che ci penso, io che tanto sono lungilineo, vado a prendere io la palla, decisi di andare a prendere la palla, stavo per lasciarcene un'altra. Quando parlo di cane sfigato, in realtà non scherzo, cioè lo dico con ironia, ma c'è del vero sul cane, sul perché il pastore mare in mano. Oggi esemplificheremo il nome con pastore mare in mano, perché altrimenti ogni volta che devo parlarne, se devo mettermi a dire ogni volta pastore mare in mano abruzzese, ci sto un mese. Quindi una volta dirò mare in mano, un'altra abruzzese, così le due culture non andranno ad arrabbiarsi, da non confondersi con il mastino pastore mare in mano abruzzese. Oggi pastore, un cane che nasce con un equivoco in noi italiani. Per quale motivo? Perché tutti conosciamo il pastore mare in mano. Il problema è che non lo conosciamo in realtà, nel senso che noi siamo cresciuti tradizionalmente e ogni volta che la nostra vita è inciampata nella vita di un cane che approssimativamente sembrava un cane bianco, grosso, diciamo, vedi, questo è un pastore mare in mano. Ma non è vero, non è mai stato un mare in mano. Noi, almeno per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia generazione, io sono del 74, ogni volta del 1974, comincio a essere vecchietto, ogni qual volta vedevamo un qualcosa che in qualche modo somigliasse ad un grosso cane bianco, che poteva essere un meticcio di qualunque natura, almeno a Roma era il mare in mano. Avevi un cane bianco preso al canile grosso? Che cane c'hai? Il mare in mano. Cioè, non era un mare in mano. Il pastore mare in mano abruzzese o il pastore mare in mano ad un certo punto stava per estinguersi, perché erano più quelli che dicevano di avere un pastore mare in mano abruzzese, tutti si incazzano abruzzese, che quelli che realmente avevano un pastore mare in mano abruzzese. E questo è il primo passo della sfiga del cane mare in mano abruzzese, cioè di avere un cane che nel nostro mondo della mitomania cinofila, chiunque avesse un cane bianco e grosso e peloso c'aveva il pastore mare in mano. Non è vero. Il pastore mare in mano abruzzese ha degli allevatori, ha dei documenti, una documentazione, ha un pedigree e lo si riconosce, a parte per lo standard, anche per la documentazione. Quindi non è che se hai un cane grosso preso ad una canile, preso chissà dove, puoi dire ho un mare in mano. No, il mare in mano abruzzese ce l'hai se tu hai comprato un cane da pastore mare in mano abruzzese da un allevatore. Altrimenti non troverai quelle caratteristiche, cioè nel tuo cane, lo dico nella terminologia greve ma nel modo più affettuoso possibile, se hai un bastardone grosso, un meticcio, non hai un mare in mano,
Perché il mare in mano è un'altra cosa, ma è veramente un'altra cosa, è oggettivamente un'altra cosa, è realisticamente un'altra cosa. Forse se hai un meticcio il più delle volte può rappresentare un ossimoro di un mare in mano, ma mai il mare in mano, perché il pastore in mare in mano abruzzese è un cane talmente tipico, talmente caratteristico che sfida le caratteristiche di qualunque altro cane domestico che, per quanto mi riguarda, conosco sicuramente tra le razze del nostro paese, ma potrei aprire il discorso anche ad altri paesi. Quindi abbiamo stabilito che la prima sfiga del pastore maremmano abruzzese è quello di essere un cane che tutti avevano il pastore maremmano, perché avevano un cane bianco, no? Non è vero, non è questo. E questa è la prima sfiga del pastore maremmano abruzzese. La seconda incredibile sfiga del pastore maremmano è che è italiano. Mi spiego perché detta così sembra. Perché noi siamo esterofili. Se fosse stato, se si fosse chiamato il cane dei monti Urali centrali dell'est, il perro dell'Andalusia mastricana, se si fosse chiamato, che ne so, l'antico pastore del Wyoming, il cane da pastore dell'isola di Pasqua, pensa che ti arrivo a dire, che guardava i Moai così, e invece è nato nel paese che ha il mito dell'esterofilia, anche in cinofilia per eccellenza. Cioè, il pastore maremmano è sfigato perché è nato nel paese dove noi abbiamo un cane che è stato selezionato da scienziati come il miglior cane da guardiania al mondo, non solo da due scienziati, ma da diverse riviste del settore, non ultima Nature. Però noi che cosa facciamo? Andiamo a comprare i cani che vengono dai posti più remoti al mondo perché fa chic in pelle. Attenzione, lo capisco. Lo capisco perché è una trappola nella quale siamo caduti un po' tutti. Cioè l'esterofilia, un po' come nel calcio, no, ci caschiamo sempre. Cioè l'erba del vicino non è più buona, è più vera. Un'altra cosa che fa sorridere, almeno per quanto mi riguarda, e poi dopo entreremo un pochino più nel tecnico, posto poi che fare un video tecnico sul pastore maremmano, per quanto mi riguarda, non è possibile, perché è uno di quei cani sul quale personalmente ho sempre preferito non metterci le mani in gioventù, figuriamoci da grande. Non è un cane che ha un rapporto con l'addestramento straordinario, cioè ce l'ha proprio. Le sue caratteristiche sono quelle del cane nella sua più complessa semplicità. È un cane minimalista, nel senso vero e proprio del termine. Un cane essenziale, è un cane che non ha bisogno di particolari insegnamenti, ma è un cane che ha una necessità di particolari proprietari, quello sì. Quando all'inizio vi ho raccontato del mio primo morso, non scherzavo, è vero, il mio primo morso da un pastore, da un cane, è stato proprio da un pastore maremmano. Non sto qui a raccontarvi le cose che conoscete e che trovate su Wikipedia, quindi come è nato, la scissione
tra il pastore maremmano prima, il pastore abruzzese poi, il raggruppamento successivo nel pastore maremmano e pastore abruzzese, cose che trovate nell'ordine del giorno. Non vi sto neanche ad attaccare il pippone su quello che è successo poi per il ripristino del mastino maremmano abruzzese, perché quella è un'altra corsa tra le razze che dobbiamo affrontare noi in Italia, che mi auguro l'ENCI applichi sempre al meglio tutte le sue pertinenze e competenze al fine poi di produrre degli ottimi cani, anche se ripescati dalla storia. Ed è appunto di storia che si tratta quando si parla di pastore maremmano. Molti dicono un cane che in qualche modo, anche se questa cosa è stata smentita dalla scienza, cioè vale a dire proprio quelli, sapete, quelli che invece di dire stupidaggini sono nei laboratori, no? E fanno gli studi, perché per tanto tempo si è detto che il pastore maremmano fosse figlio di quelle grandi razze che venivano dalle zone dell'Asia. Beh, si è scoperto invece allo stato attuale, studi recenti 2 anni fa, che è un cane endemico, cioè è proprio un cane endemico della zona Maremma Abruzzo, cioè nasce lì, non ci sono tracce, non ci sono tracce, no? I laboratori hanno detto che non ci sono tracce, quindi è un cane che fa storia a sé. Fine. Quando la scienza dirà altro, si potrà dire dell'altro. Al momento noi italiani, abbiamo una razza della quale essere estremamente orgogliosi. Questa razza, seppur lontanissima da chi come me ha avuto il piacere e ha il dovere di lavorare in determinati contesti che tutto richiedono, tranne questa tipologia di cani, però abbiamo tutti il dovere di rivendicare l'essenza, la qualità, la praticità, l'estetica, la bellezza, il fascino di questo cane che assolutamente non è un cane per tutti, di un cane che vengono a prendersi dagli Stati Uniti, di un cane che vengono a prendersi dall'Australia, di un cane che vengono a prendersi dal Canada. È un cane che apprezzano in tutto il mondo e le iscrizioni all'ENCI purtroppo non sono all'altezza dell'apprezzamento che esso ha fuori dai nostri confini. E questa però è una storia che ha a che fare con il nostro Non paese. entro nel conflitto, secondo me, di interessi che c'è tra altre razze di grandi cani da pastore che vengono venduti sulla moda e sul fascino del momento. Però vi racconto l'episodio di cui vedi sopra, quindi il secondo episodio che io ho avuto con un pastore maremmano, in modo tale da darvi un po' la mia esperienza, perché poi ognuno parla delle proprie esperienze. Non si può parlare delle esperienze altrui, non posso trasmettervi un qualcosa che è mio. Io ve lo dico, poi voi fatelo qualora fosse vostro o altrimenti no. Quello che non posso fare è mettervelo in testa. Episodio realmente accaduto, come quello prima. Il mio vicino, posso anche dirvi come si chiamava, magari si paleserà sul mio canale, si chiamava Corrado, quello di prima. E il suo cane si chiamava Tobia ed è stato il mio primo incontro da vicino con un cane e con un morso di un cane, pastore maremmano, vero? E il secondo incontro con pastore maremmano che ho extra professione all'epoca, e all'epoca lavoravo proprio i cani. All'epoca facevo proprio quello, facevo era la prima fase di molte persone che attualmente mi scrivono. Quindi cominciavo a lavorare i primi cani in una zona a Roma, su Via Tiberina.
dove c'erano dislocati diversi campi di addestramento. Chi è di Roma li conosceva. Ce n'erano almeno tre di campi di addestramento, uno peraltro abbastanza famoso, di un ex componente delle forze dell'ordine, peraltro di un mio caro amico, un'altra cosa, insomma, via Tiberina a Roma c'erano diversi campi di addestramento. Usciamo dal contesto cinofilo, avevo una vita sociale, no? E una sera vado a dormire da un mio amico di 18-19 anni e lui aveva a casa due pastori maremmani. Ancora me lo ricordo, Colle Romano, che è una zona che sta qua vicino a Roma, sempre sulla Tiberina tra l'altro, però le due cose non sono legate. Villa, entriamo con la macchina. Lui stava a casa poco, viveva, frequentava per lo più Roma, i genitori non c'erano. Questi pastori maremmani, e noi apriamo il cancello, che abbaiavano come se, cioè, anche io gli dico, guarda che non è il caso di uscire, cioè, non è proprio, secondo me non è il caso di scendere. Maremmani veri, eh? E mi dice, no, andiamo, non ti preoccupare, guarda che non è il caso. A un certo punto gli dico, senti, ma tu questi cani li conosci? Perché, cioè, io dall'atteggiamento, secondo me, non sono dei cani che ci fanno entrare tranquillamente, no? Tu sei proprio sicuro che noi possiamo dormire da te stasera? Sì, tranquillo. Intanto i cani, immaginate questi cani, due maremmani peraltro enormi, sembravano quasi pastori dei Pirenei, perché poi quando si arrabbiano si gonfiano, no? È vera questa cosa, un po' si gonfiano. Sembrava enorme, con le zampe sul vetro. Guarda, io non scendo, dico. Cioè, te fa venire in mente che io prendo, scendo così, scendi, ricalmi. Anche l'amico mio mi guarda e mi dice, vabbè, ma scusa, ma te non lavori con i cani? Ho detto, appunto, lavoro con i cani, mica con i leoni. Guardo e dico, senti, ma tu sti cani li conosci bene? Guarda, veramente, gli dà da mangiare, all'epoca si diceva, chiedo scusa, il filippino. Io a casa ci sto poco, papà e mamma non ci sono. Ho detto, senti, ho capito, andiamo, se ne va. Secondo incontro col pastore maremmano. Ora, dire tutte queste cose in questo periodo storico, o raccontare questa tipologia di cose in un periodo storico così non va molto di moda, perché sarò rimproverato da amanti di altre razze di grandi cani da pastore, di favorire in qualche modo il pastore maremmano abruzzese. È vero, avete ragione, e io lo preferisco. Ignorante per ignorante, se mi devo prendere un cane ignorante, mi dispiace, vado al sodo e mi prendo il maremmano. Diffidente, ignorante come una scarpa vecchia. Bello, assolutamente affidabile con i figli, indiscutibilmente dal mio punto di vista, che non sono il re della cinofilia mondiale, uno tra i migliori cani da guardiania al mondo, sicuramente superiore anche a tante razze pubblicizzate e male da qualche Lo casa. so, non dovevo, mi è scappata, lo so, non dovevo, questa non la metto nel video. Vive in giardino e uno degli atteggiamenti più belli, e questo sicuramente lo riconoscerà chi ha il pastore maremmano abruzzese più belli di questi cani, è che lui ama la noia. Detta così non ha senso e provo a spiegare. Il pastore maremmano abruzzese è abituato a stare ore e ore in montagna con il gregge in cima alla collina, controlla la situazione, però fa il giro, segna il marca il territorio,
Poi, per chi ama come me, e questa è una cosa da malati mentali quale sono io, i cani, vedere il pastore maremmano da solo, che a un certo punto lo vedi che prende e si rotola in giardino come... Ecco, quella secondo me è la fotografia del pastore maremmano abruzzese, che nei momenti di relax prende e si rilassa in questo modo ed è una caratteristica tipica del pastore maremmano abruzzese, cioè come l'Akita Inu è un cane che ha questa tendenza al pulirsi a volte quasi come fosse un gatto, molti cani sono caratterizzati da vizi di forma e di specie che noi non conosciamo e che non conosceremo mai. Il pastore maremmano abruzzese è uno di quei pochi cani che tradizionalmente, e chi è un attento osservatore lo nota, ha la capacità di intrattenersi e combattere la noia da solo. Perché è un aspetto da non sottovalutare nei cani da guardiania? Perché fare la guardiania, fare la guardia, comporta il più delle volte noia, una lunga capacità di mantenere lo stesso livello di attenzione anche in periodi molto lunghi di niente. Questa è la guardiania per come il pastore maremmano abruzzese è nato e cresciuto. Questo ha comportato cosa? Un carattere indipendente, tanto. Una capacità di avvertire il pericolo con largo anticipo da qualunque parte provenga e affrontarlo con tutte le modalità che conosce. Puoi essere un ladro che entra a casa. Un bracconiere che attraversa il suo gregge, un lupo che cerca di mangiarsi un suo agnellino, una volpe. Non gli sfugge niente ed è la seconda caratteristica del pastore maremmano abruzzese. Se volete un cane che saprà perfettamente quello che fate, quando lo fate, come lo fate, in tutti i diversi giorni della settimana, quello sarà il pastore maremmano. Magari non verrà a farvi le feste, ma lui saprà a che ora uscite quel giorno e verosimilmente, se siete ripetitivi, a che ora rientrate quel giorno. Lui conoscerà il rumore della civetta su quell'albero, il rumore dell'altro uccellino sull'altro albero, e identificherà il rumore che non conosce e lo porterà a fare la guardia. È in grado di riconoscere il calpestio che c'è al di là della vostra recinzione, frequente di un ipotetico cinghiale, e il calpestio di un essere umano che è al di là della vostra recinzione. Lui e la paura sono due cose lontanissime. Sono lontane, la paura è lontana al pastore maremmano, così come l'istinto predatorio in fase di addestramento gli è lontana, cioè non gli interessano proprio. Non passa per il veicolo della paura quando deve difendere un gregge, un'abitazione, una famiglia. Non la conosce, semplicemente non la conosce. Cosa? Per chi non è indicato il pastore maremmano abruzzese, per tutte quelle persone che sono al primo cane, cioè quell'esperienza che è capitata a me, se esistono persone oneste e ne esistono tante, o nei commenti o altrove, ne troverete tante, cioè di pastori maremmani che se non ti conoscono o se ti conoscono poco, non saranno felici di farti entrare a casa loro. Lo saranno o comunque ti sopporteranno, no, saranno felici, mi sono allargato.
sopporteranno la tua presenza in presenza del proprietario, ma non ti permetteranno di entrare in quello che loro considerano il loro territorio, se lo considerano tale. Un'altra cosa da tenere in grandissima considerazione quando ci si avvicina un pastore maremmano abruzzese è considerare che gli allevatori cercano di mantenere quelle che sono le caratteristiche di questo cane. E una delle principali caratteristiche di questo cane è l'indipendenza e un rapporto paritario con il proprio proprietario. Cioè tu sei solo responsabile del tuo pastore maremmano. Non sei il padrone. Mettetelo in testa. Molto spesso si dice il cane è il miglior amico dell'uomo. In controtendenza si potrebbe dire che non necessariamente l'uomo è il miglior amico del cane. Nel caso del pastore maremmano abruzzese, per essere il suo miglior amico, devi dimostrargli di essere il suo miglior amico, altrimenti non lo sarà. Non è un cane che ti compri con una crocchetta, non è un cane che ti compri con una palletta, non è un cane che ti compri con un frisbee, non è un cane che ti compri con una coccola, è un cane che ti compri con la fiducia continuata e continuativa. Come dicevo, è anche e soprattutto un cane italiano. Valorizziamo quello che in qualche modo è nostro. Per valorizzare quello che è nostro ci si deve affidare sempre ad allevatori per bene. Un allevatore per bene è quello che vi vende un cane, che ha una documentazione, che testimonia, che è registrato presso l'ENCI e che quindi ha superato una serie di step che gli hanno permesso di vendervi un cane riconosciuto come un cane da pastore maremmano abruzzese. Chiunque vi chieda una determinata cifra, qualunque essa sia, per un cane, senza la dovuta documentazione, quindi nello specifico il pedigree, vi sta dando una sova. Se vi stanno vendendo un pastore maremmano abruzzese con un pedigree che so, invento, che poi invento, vabbè, ungherese, vi stanno dando una sova. Si chiama cane da pastore ungherese, quello è un altro. Si chiama cane da pastore maremmano abruzzese. Rivolgetevi a chi li alleva. Nella pastorizia italiana molti allevano questo cane e lo fanno bene. Rivolgetevi ad allevatori seri. Perché? Perché su tanti altri cani potete trovare oggi, e ne parlavo in diversi video, tante informazioni da persone come me, più o meno competenti, più o meno brave, più o meno interessanti, con una capacità più o meno integrativa di stare davanti ad una telecamera, però oggi potete trarre le vostre conclusioni attraverso tanti mezzi quando prendete un cane. Quando però vi avvicinate ad un determinato tipo di cane, come il pastore maremmano abruzzese, la mia non vale più. Vale quella di uno specialista di razza, cioè vale quella di una persona che convive, vive con quel cane dalla mattina alla sera. Quindi non vi buttate nelle braccia di qualcuno che non sa di cosa parla. Detto questo, per fare questo video non ho preso una lira dagli allevatori di pastori maremmani abruzzesi. È un cane che io non avrò mai, perché è un cane con il quale non è il mio cane, non è il mio cane ideale, è un'altra categoria di cani, completamente diversa, che non vuol dire essere più o meno bella. Diffido sempre di chi, in modo incredibile, di chi considera i cani degli antifurti,
Ma se esiste un cane deterrente vero per la guardiania, questo è il cane da pastore maremmano abruzzese. Peccato che non si chiama cane, grande cane del Wyoming, come dicevo io. Approfitto per chiedere scusa a questo punto alle troppe email che mi sono arrivate. Molte, mi scuso, ma sono anche inadeguate, perché mi si chiedono cose... Cioè, il mio cane fa la pipì in questo modo? Non lo so, cioè, non lo so. Ad altre fisicamente non riesco a rispondere. Penso che prossimamente farò una live dove cercherò di rispondere il più possibile alle domande che arrivano. Ma credetemi, non è facile, cioè io non pensavo di arrivare a giornate nelle quali mi arrivano oggi, la giornata di oggi, 25 email, 23, perché due erano spam, di persone che mi chiedevano questo o quello. Intanto perché non ho una risposta a tutti i problemi, secondo perché non è il mio lavoro, non questo nello specifico, tanto più con i cani da pastore maremmano. E quindi io mi scuso, però ripeto, ci sono tantissimi ottimi professionisti in tutta Italia, ovunque voi andiate, e quando dico tantissimi intendo proprio tantissimi. Rivolgetevi a loro, sapranno sicuramente indicarvi il percorso migliore per arrivare ad una soluzione. A volte mi arrivano delle mail che mi lasciano l'amaro in bocca, perché mi rendo conto che di competenza, non sempre, non necessariamente, ce n'è tanta, per bypassare questo tipo di problema quando capitano degli errori di gioventù su chi si è approcciato da poco a questo loro lavoro, perché il mio non è più quel lavoro, di dog trainer. Affidatevi a chi ha tanta esperienza, quindi guardate nella vostra zona chi ha una certa età ed una determinata esperienza saprà sicuramente determinare delle soluzioni migliori. Come ho detto e ripeto sempre, io preferisco fare riferimento a persone che hanno lavorato in SCH, quindi Schutzhund e in IPO, perché sempre dal mio punto di vista hanno una conoscenza più profonda della cultura cinofila. E diffido totalmente di quelli che in pensione si mettono a lavorare con i cani, non perché gli manchi di rispetto, ma chi mi segue sa per quali ragioni. Non mi resta che salutarvi, al prossimo video, grazie. Il prossimo potrebbe essere un video che secondo me... Alla prossima, dai!